Oggi proseguiamo con i suggerimenti sartoriali e vediamo di apprendere le tecniche per la confezione di pieghe o faldoni. Sistemare la prima parte e prolungare sul tessuto le linee di posizione, fianchi e fondo, per mantenere l'equilibrio nell'appoggio delle parti successive. Evidenziare le tracce con imbastitura su tessuto singolo o con marcatura su tessuto doppio. Eseguire una saldatura a macchina in corrispondenza al limite di apertura sulla profondità della piega per tutta la sua larghezza, inclinata verso l'alto di 2 cm. La stiratura verso il centro invece conferisce l'effetto di appiattimento del ventre. Eseguire una saldatura di sicurezza al limite di apertura sulle profondità dei faldoni, che dovrà essere inclinata verso l'alto di 2 cm con l'aspetto di una V, cucendo un lato alla volta dalla base verso l'alto in modo invisibile dal diritto. Segnare il bordo del cartamodello ed i margini di cucitura, utilizzando per le parti curve lo stesso curvilineo usato per il tracciato base. Scucire il faldone. Segnare la posizione di vita e posizione dei fianchi ed evidenziarle con imbastitura. Quindi sostenere la rotondità del portafoglio imbastendo un dritto filo di nylon stirato in forma. Piegare l'orlo dell'indumento già profilato ed inglobare i margini del pannello. Tendere la parte del sottogamba in prossimità della cucitura dal ginocchio verso l'inforcatura e spostare la lentezza creata verso la linea di centro del calzone in prossimità del gluteo. Profilare i margini con la tecnica incappucciata e ristirare. Effettuare lo spostamento del piedino e la posizione dell'ago per eseguire la seconda cucitura.